L'IS Luigi di Savoia ha inserito nel piano dell'alternanza scuola-lavoro anche per l'anno scolastico 2017-2018 una proposta progettuale della United Network, associazione che da anni organizza percorsi didattici in tutta Europa per incentivare la partecipazione democratica degli studenti, fornendo loro strumenti utili all'orientamento e al successo occupazionale. L'USR Abruzzo e la United Network hanno siglato un protocollo d'intesa già firmato in precedenza con il MIUR. L'IS Luigi di Savoia di Chieti ha scelto di attivare, tra i percorsi per l'alternanza scuola-lavoro, the European Union simulazione del Parlamento Europeo. Gli studenti delle classi terze e quarte dell'istituto hanno preso parte ad un vero e proprio tirocinio formativo, articolato in 12 ore di lezioni frontali in lingua inglese, 18 ore di attività in back office coadiuvate da tutor della United Network e 16 ore di simulazione realistica delle sedute di lavoro delle istituzioni comunitarie, che si concluderanno con la stesura di una raccomandazione per gli Stati membri dell'Unione Europea. Siamo qui oggi con Stefano Terzaghi, che ci parlerà un po' del Parlamento Europeo, di come funziona, un po' della sua storia, di come è arrivata a ottenere una carica così importante comunque nell'ambito scolastico. Buongiorno, allora, sì, siamo qui oggi per questi tre giorni a svolgere una simulazione del Parlamento Europeo denominata We the European Union. È una simulazione in cui i ragazzi del Savoia in questi giorni andranno a rivestire l'incarico di ambasciatori dei paesi a loro assegnati, quindi loro saranno dei veri e propri delegati volti a rappresentare all'interno del Parlamento Europeo il loro paese e partito. Gli è stato dato un argomento da trattare e il loro obiettivo è giungere a un documento poi per elencare come risolvere questi problemi. Quindi è sicuramente un progetto molto interessante di alternanza scuola-lavoro, che insomma non è la prima volta che lo svolgo, è grazie all'associazione United Network di cui faccio parte che ho la possibilità insomma di venire a fare questi progetti nelle scuole, che sono progetti di alta formazione che oltre poi a permettere ai ragazzi di acquisire nuove conoscenze riguardo le nostre istituzioni nazionali e internazionali, permette poi ai ragazzi di sviluppare meglio la conoscenza dell'inglese e anche l'abilità del cosiddetto public speaking. Sì, quindi Stefano, vuoi parlarci un po' della tua carriera, di come sei arrivato? Insomma, carriera è un parolone, diciamo che anch'io a mia volta ho svolto da studente questi progetti e poi dopo alcuni anni sono entrato a far parte dello staff dell'associazione United Network e andando avanti col tempo un po' mi è stato permesso insomma di venire a dirigere le commissioni e i gruppi di lavoro di ragazzi che a loro volta svolgono questi progetti proprio come facevo io fino a qualche anno fa. Il progetto ha permesso agli studenti di entrare nelle sedi istituzionali e comprendere l'importanza del rapporto tra cittadino e istituzioni, di conoscere le istituzioni europee e i loro compiti, formulare una raccomandazione per gli Stati membri, un regolamento e una direttiva. L'esperienza ha inoltre permesso agli alunni di condividere principi e valori per l'esercizio della cittadinanza europea, acquisire strumenti utili all'orientamento e al successo occupazionale in contesti nazionali e internazionali. Il percorso mira a sviluppare precise conoscenze, abilità e competenze proprie degli assi culturali, le competenze europee di cittadinanza e le soft skills, particolarmente utili nel mondo del lavoro. Siamo qui con due studenti della quarta LSA-A sempre del liceo del Luigi Savoia. Siamo qui con Antonio Rosa e Letizia Bozzi. Allora ragazzi, cosa ne pensate di questo progetto? Questo progetto mi sta piacendo molto, anche perché comunque possiamo vedere che per tutta la durata del progetto appunto comunque noi ci stiamo impegnando molto per riuscire ad raggiungere l'obiettivo finale, e per questa ragione credo che comunque anche le nostre soft skills, come ci hanno molto spesso ripetuto nell'alternanza, si stanno migliorando e ci stanno permettendo comunque di ottenere risultati maggiori una volta finito questa scuola.
Invece tu, Letizia, cosa ne pensi? Io penso che comunque questo progetto sia molto utile sia per le nostre appunto soft skill, come ha detto Antonio, quindi anche per le nostre, diciamo, qualità personali, che comunque ci serviranno molto un giorno per il lavoro. Comunque riusciamo ad entrare un po' nell'ottica del Parlamento Europeo, riusciamo anche a comprendere ciò che significa i regolamenti e diciamo che anche capire questo è molto importante. Cosa pensi che ti lascerà questo progetto per il futuro, magari nel mondo del lavoro? Credo che avrei una marcia in più, anche perché questo progetto è fatto quasi completamente in inglese, quindi anche per lo sviluppo della lingua è molto importante, quindi avrei comunque una marcia in più e per il lavoro credo che mi servirà. Salve!